Le tradizioni non sono assoggettate alle mode o alle variazioni in positivo o negativo del mercato. Così, anche nei momenti di grande crisi economica, l'occasione di coinvolgere tanta gente diventa opportunità per quanti ancora sperano che una ripresa ci sarà. La Fiera di Arcego è dimostrazione di quanto la continuità di un evento periodicamente riproposto nel tempo può garantire partecipazione e successo. È una fiera in controtendenza che quest'anno ha visto in Fiera di Arcego numerose presenze. Noi abbiamo avuto più richieste rispetto agli altri anni e quindi siamo orgogliosi di questo. Sono presenti il settore del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato. Siamo convinti che questo ritorno che abbiamo di anno in anno da parte degli espositori sia dovuto sicuramente alla partecipazione e alle numerose presenze di visitatori che abbiamo in fiera e anche, posso dirlo orgogliosamente, all'organizzazione che di anno in anno cresce grazie a un lavoro di squadra che stiamo cercando di portare avanti tutti gli anni. Quindi un grazie vanno sicuramente alle nuove associazioni che sono nate, al Comitato Paesano, alla Proloco, che riescono a offrire con il coordinamento del Comune un palinsesto molto vario che permette ai visitatori di trovare attività sia per i più piccoli che per gli anziani che per i giovani. La Proloco quest'anno compie 25 anni, è un bel traguardo e ne siamo molto fieri. Siamo fieri perché tanta gente che si è adoperata fino ad oggi a far sì che la Proloco possa crescere e diventare sempre un'entità molto inserita nell'ambiente del Comune di San Giorgio delle Pertiche e nell'entità della frazione di Arcego. Siamo anche quest'anno arrivati alla 266esima edizione della Fiera di Arcego. La Proloco, come ogni anno, è sempre stata molto attiva nell'organizzare sia il Pala Live, sia l'Expo, sia il padiglione gastronomico. Anche quest'anno abbiamo portato a livello gastronomico un'innovazione con dei prodotti della marca trevigiana, con un prosecco di OCG di Vado Biadene. A me preme sottolineare una cosa importantissima. Io come presidente conto uno. Io ho bisogno di tutti i miei amici e volontari che ogni anno mi danno una mano. Un ringraziamento molto particolare a tutto il direttivo e tutti i soci della Proloco che anche quest'anno hanno adoperato molte ore del loro tempo libero a far sì che la 266esima edizione sia stata organizzata con un'attenzione particolare a tutte le cose. I numeri della fiera sono sicuramente per il territorio locale dovuti anche alla tradizione perché è attesa la fiera di Arcego. In paese subito dopo l'estate si comincia a parlare di fiera, si comincia a vociferare, ormai è arrivato il momento, l'organizzazione è partita, cosa ci sarà di nuovo in fiera, quindi la gente la sente, è ancora viva tra le famiglie e sicuramente gli espositori che ritornano confermano che c'è anche un ritorno economico da parte loro, quindi anche grazie. Abbiamo dato il via questa sera alla nostra fiera di Arcego, iniziando come sempre dal Pala Expo, da questa esposizione a cura della Proloco e dell'amministrazione comunale che mette in risalto gli artigiani e i commercianti del luogo. Sono orgogliosa di dire che positivamente, al di là della crisi, ci sono molte aziende che hanno aderito. Vuol dire che la Fiera di Arcego dà qualcosa in cambio di una presenza, di una fatica e di un mettersi in gioco. L'altro motivo di grande orgoglio, credo, di tutti noi è quello che quest'anno abbiamo avuto un riconoscimento che si intitola Meraviglia d'Italia, che è qui dietro di me, e ce ne sono solo 1000 in Italia, quindi una manifestazione che ha dimostrato di essere in regola con tutto, ma di saper produrre e di saper dare al territorio un riconoscimento che ormai ha preso la strada di essere riconosciuta in tutta Italia. Quindi un passo ancora in più e mi auguro che anche nei prossimi anni possa essere così.